musica. Torna con grande successo sulle scene dell'Opéra Comique di Parigi Ciboulette di Reinaldo Hahn, composta in omaggio all'operetta francese dell'Ottocento e in reazione alle invasioni di musical americani sulle scene parigine negli anni venti. Vi si raccontano le peripezie di una graziosa ortolana alla ricerca della felicità. Sulla sua strada incontrerà una serie di variopinti personaggi tipici della Parigi della Belle Époque, tra cui il giovane ricco seppur ingenuo Antonin, con cui alla fine coronerà il suo sogno d'amore. La musica di Reinaldo Hahn è molto raffinata. Si tratta di un grande melodista, un eccelso orchestratore. Per rendere il testo più atemporale abbiamo apportato qualche modifica al libretto, un lavoro che ci ha permesso di verificarne l'attualità e di vedere come queste opere possano commuovere o divertire al giorno d'oggi. Michel Faux, attore e regista a dir poco eclettico, così difende le sue scelte controcorrente. Chi oggi fa lo sforzo di recarsi a teatro, all'opera, lo fa perché ha voglia di sognare, di ricorrere all'immaginario. E io credo che rappresentare l'opera o il teatro secondo canoni realistici ottenga il risultato opposto di quello che dovrebbero essere opera e teatro. Credo che Ciboulette abbia una sua profondità perché parla di sentimenti umani che sono atemporali ed eterni, sentimenti anche amari talvolta, assurdi, sentimenti eccessivi. Per questo è ridicolo rappresentarla in modo quotidiano, perché l'opera o l'operetta sono fatti di momenti straordinari. Apprezzata per il rigore musicale e l'apertura della sua visione artistica, Laurence Quilvet milita a favore dell'eguaglianza tra uomo e donna nel settore della cultura. Essere donna e puntare a questo mestiere non è tutto rose e fiori. Ogni artista, a mio avviso, dovrebbe osare. È vero però che le donne devono forse fare scelte ancora più radicali per segnalare chi ci sono. Io credo che sia necessario avere una visione originale, oltre a essere sicuri al 150% delle proprie scelte. Occorre poi essere molto volitive e avere la convinzione della propria legittimità, perché spesso, quando si fa questo lavoro, si tende a mettersi in discussione, in parte perché la mia generazione è stata educata a lasciare i posti migliori agli uomini. Oggi credo che le donne più giovani abbiano forse più possibilità. C'era questo ruolo della contessa di Castiglione, una cortigiana, probabilmente anche una spia, di una bellezza sconvolgente, e mi sono detto che solo io potevo farla. In questo ruolo ho messo tutto il mio amore per le cantanti d'opera. Tra l'altro i cantanti veri ridono parecchio quando mi vedono fare la contessa. Mi divertiva poi fare la parte di una cantante lirica atroce proprio qui all'Opéra Comique. Penso di essere una persona piuttosto tormentata, malinconica, anche se poi al contempo amo la derisione e la leggerezza e l'umorismo, ma sono tutti elementi legati alla sofferenza, che poi è un cliché tipico del clown. Il tragico è sempre legato al grottesco.